intervento programmatico. Quello programmatico si può sviluppare su due a sua volta livelli. Uno, il canale già esistente con i consiglieri regionali, per ad esempio approfondire o far partire dei progetti di fattorie didattiche, che potrebbe essere un modo per veicolare anche la cultura, diciamo, pro disagi e abilitativi. E poi l'altro programmatico sulla piattaforma che ci porterà alle comunali dell'anno prossimo, cioè uno dei temi deve essere questo. Come vogliamo immaginare la nostra città? Sicuramente una città che sia a prova di diversamente altri, che possa accogliere tutti in primo luogo diversamente altri. Noi diciamo sempre nessuno rimanga indietro, e soprattutto quelli che per cui può essere questo il duplice, diciamo, interno. Finalità, diciamo. La doppia finalità. Una informativa. Informativa slash barra denuncia di quello che oggi non è applicato, perché da quanto ho capito regole ce ne sono e sono anche stringenti, e ci riserviamo un approfondimento, e poi di natura programmatica sul versante regionale, su quello che mantieni un attimo, diciamo, di ripensare la città da questo punto. Penso che non essere questo. Francesco, ci siamo spostati al caffè Antille di fronte all'anfiteatro, praticamente di fronte a dove vedi la scultura Aquamba. Siamo qua praticamente, caffè antico, di fronte al Barceroli, se vedi il Barceroli di fronte al Barceroli. No, ma quello pare da... Zona Palla, zona Palla. Scusami, Salafinico qua vicino al Barranco. Sì, sì, sì. Di là, di fronte. Di fronte alla Finico, Francesco. Ah già, no, ma domani ci sta il caffè, esatto, ci sta, vedi il caffè Antille, se tu vedi il Barceroli o vedi la... Se vedi il Barceroli, guarda di fronte, ci sta l'altro, questo bar dove stiamo, caffè anche. Ti aspettiamo, un abbraccio. Ciao. Ma non stava, ma l'avevi messo in pausa? Sì. No, stai registrando. Non ho visto le mani. No. Hai visto praticamente su Wiki più o meno? C'è. Inserire varie categorie. Pronto? Gino, ti sento male. Sì. Benissimo. Ti sei concentrato, no, sull'aspetto di cui abbiamo parlato, insomma, di questa... Poi voi che cadenza pensate che vogliamo dare alla... diciamo all'incontro quindicinale, mensì, come volete fare? Sì. Sì. Allora tra una quindicina, ma senza mettere neanche un sondaggio, decidiamo noi direttamente, va bene, così come vogliamo fare? No, decidiamo allora, no, piano piano. Certo. Allora, idee ci sono, non sappiamo ancora i costi. Un esempio. Certo. Diciamo un'indagine conosciuta. Chiaro. Va bene, allora attendo questa consulenza e poi ti faccio sapere. Abbiamo pure professionisti. Ho detto attendo questa consulenza che mi direi. E questa piattaforma allora la volete utilizzare, diciamo, per inserire, non so, delle informazioni e delle proposte? Sì, mandamela. Questa wiki. Dallo a chi... Ok, grazie. Sì. Certo, no, io l'ho messa a disposizione di tutti, perché è libera praticamente. Ricordami un'altra volta, 3, 4, 0. Volevi intervenire? Vuoi portare la tua esperienza? Sì, esatto. Senti, io sotto. Io però dici non ci sono problemi, Angelo. Non vi dispiace. No, non ti preoccupare, Angelo, poi ci manteniamo aggiornati e ti faccio sapere quando è che ci rincontriamo un'altra volta, praticamente, insieme a loro. E poi magari anche stabilite qualche ordine del giorno da poter portare prossimamente, la prossima volta. Vedete voi, come io... penso, forse se c'era io un genitore. Poi il fondo europeo.
quello che ha dato, quello che ha perso la regione Campania, che ha perso e quello che ha perso la regione Campania, e ci sono tutti i tagli dei comuni e quelle che i tagli dei comuni, vi dico quello che volete sapere. Ospedali, comuni, altro, io credo che abbiamo portato l'ASI, che l'ASI veramente è... Non ho detto anche il Senti, allora scusate, giusto per riacchiappare, mi piace molto l'idea quella della denuncia. C'è il doppio binario, denuncia e il piano programmatico per attività. Sì, allora, cioè, ascoltando un po' gli interventi di tutti, penso che possa essere questo il piano operativo. Sì. In primo luogo grazie a Gennaro che ha attivato questo circuito conoscitivo, perché sono temi veramente centrali, importanti, che però vengono sempre tralasciati. Allora, c'è un livello che avete segnalato tutti di denuncia e informativo. Cioè esistono delle leggi dello Stato che impongono il rispetto di una normativa che puntualmente, partendo dagli edifici pubblici, non viene rispettata. Quindi si può, con riserva di approfondimento, si può partire con un piano di denuncia conoscitivo per far rispettare le leggi che ci sono, in sintesi. Poi l'altro livello, più programmatico e operativo, che potrebbe essere anche qui, diciamo dicotomico, cioè un livello più istituzionale. Antonio, con gli attuali consiglieri. Siamo al Caffè Andille, Caffè Andille, ci siamo trasferiti al Caffè Andille. Queste fattorie didattiche che potrebbe del Caffè Andille sta praticamente di fronte al Caffè Cere. Programma comunale. Dove sta la palla di fronte al Caffè Cere? Pensare la città che vogliamo, anche e soprattutto che sia di fronte alla Fineco. Vedete la Fineco di fronte alla Fineco. Io però quando parliamo di fronte alla Fineco, programma comunale qua intendiamo chi va. Vabbè, a Rusta comunque la palla. Basta che siamo sempre a Rusta la palla praticamente. Sempre vicino alla palla, dove sta il giornalaio pure, andò sempre vicino alla altezza della palla. Caffè Antille, ciao. E quindi niente, c'era questo secondo aspetto più programmatico, ripeto, che possiamo tra virgolette sfruttare la presenza di questi benedetti 7 portavoce, per esempio puoi fartene carico tu, o comunque possiamo lavorarci tutti, cioè fare una vera e propria legge di iniziativa regionale che possa favorire, vabbè, lasciamo andare. Ma è bella, stai dicendo. Ah no, però Gennaro, devi chiudere. No, Gennaro, no, devi chiudere tu. Non so, ma tanto no, ci siamo lavorare. Questo qua. Cioè, però così non si può lavorare. Siamo al Caffè Andille. Va bene, d'accordo, ciao. Tu hai detto le 5. Mi dispiace, che siamo, abbiamo interrotto. Basta, risponda lui. Rispondi. Devi fare così, devi. Fai lo swift e rispondi. No, devi fare così, Ma molto più anche rispetto a voi. Stiamo registrando, Sì, però tutti quanti, Camillo in primis, segnalavano il fatto che nonostante la presenza di una normativa stringente, non sapevo addirittura di sanzioni di natura penale, ammetto non lo sapevo, però basta girare per la città, scendere dal proprio appartamento e uno si rende conto che la città non è a misura. Come fa tu, cari scuri tu, se non riesci a... Basta che fai con la collega, con l'identità internazionale, resta comunque l'assoluta inadeguata. Rispondo direttamente tu. No, questo è un messaggio. Nell'ambito comunque regionale, locale, nazionale. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. No, era Francesca Accardo che non aveva chiamato. Questo è bellissimo. Oltretutto, diventava una mica la scarpetta.
bellissimo. È troppo hawaiano stasera. Il link per la registrazione alla piattaforma sta stesso sul Meetup. Questo qua del wiki praticamente. E andate a registrare come in un qualsiasi portale. Giampiero Cristo, non ricordami il nome. Il nome non mi è nuovo, però adesso. Responsabile sezione sull'università, della Biblioteca Nazionale di Lanca. Responsabile della sezione sull'università, della Biblioteca Nazionale di Lanca. Però il nome non mi è nuovo, Salvatore, però comunque personalmente non lo conosco. No, perché è lui, collaborato. Ho capito. Se può anche lui, diciamo, tornarci utile nel senso di darci un aiuto. Chi è? Chi è? Chi è? Buonasera. Ciao Oscar. Mi dispiace che gli abbiamo fatto fare sto giro, ma noi siamo andati all'anfiteatro, poi loro hanno detto quindi era l'anfiteatro. Però io ho cercato tramite mio fratello di far cambiare passato. Importante poi comunque anche via telefonica accendo che ci riusciamo a sentire, quindi ci ritroviamo sempre, Oscar. Sì, sì. Buonasera. Ciao Francesco. Ciao Ando. Ciao. Buonasera. Ciao carissimo. Magari scalate voi che stai bella tu, calabrese. Scala un po', facciamo entrare tutti. C'è Francesco, la moglie. Includiamo. Ciao Anna Maria. Posso? Siete d'accordo, Gennaro ci rifà una sintesi. Sì, sì, Andy, stiamo già in registrazione. Allora, fuori silenzio che qua la voce si disperde. Sostanzialmente, da me era partita l'esigenza di creare, non so, un gruppo di lavoro di più persone sui temi della disabilità, però facendo in modo che attraverso una piattaforma, diciamo, similare a Wikipedia, creando delle categorie specifiche, per esempio, non so, quella dedicata alla scuola, alla sanità, allo spettacolo, all'arte, potessero ognuno dare il proprio contributo. Adesso stiamo valutando, cioè, di camminare su due binari, cioè nel senso il binario informativo ed il binario poi dopo eventualmente, come hai detto Luca, istituzionale, cioè di creare qualche progetto ai fini poi dopo istituzionali. Però inizialmente, cioè, volevo dare al gruppo, cioè, un'impronta non di una etichetta che fosse comunque qualcosa legata al movimento, perché magari ci sono sensibilità, persone magari ci vogliono aiutare, vogliono partecipare, però magari se ti vedono con che dai già un'etichetta, diciamo, politica, magari si possono, non lo so, raffreddare. Questo magari è un pensiero che ho fatto io, poi può essere anche che non sia così, però ho avuto anche risposte da persone che hanno detto: Gianna, se la fai partire, farla partire inizialmente come qualcosa di cittadinanza, diciamo così, senza dargli un'etichetta politica. Poi dopo, se, come giustamente diceva Camillo, se nel percorso, unendo, diciamo, le varie sinergie e professionalità, viene fuori qualcosa che possiamo indirizzare
a livello istituzionale, allora ci prendiamo la, cioè, la responsabilità, nel senso di dire, ok, bisogna farlo con l'etichetta, con il proprio nostro del movimento, ci mettiamo comunque in prima persona politicamente, però lo decidiamo sempre tutti quanti insieme, cioè non vorrei essere io solo, vedi un po' cosa lì, non ci credo. Ciao. No, 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 molto libero però, cioè, proviamo ad ascoltarci, sì, se volete, altrimenti qua sembra che tutti quanti devono parlare per un paio di minuti, giusto per parlare, ascoltiamoci. Questo era il senso. Facciamo un po' di movimento, ascoltiamo. Il senso era un po' così. No, cavolo, che tutti quando hanno un po' di intervento si dice una cosa e poi va. No, ascoltiamoci. Il senso era quello. Non mette la ricina, parla, se no non te ne nemmeno la ricina, ascolta. Prima forza, 10 centimetri. Quindi non vedo perché dovremmo non dichiarare la nostra appartenenza, anzi proprio perché siamo legati e siamo vicini ai problemi della cittadinanza, se una parte, una fetta di questa cittadinanza noi la possiamo seguire in maniera, come dire, più attenta, più particolareggiata, ma io credo che siamo sempre in movimento, quindi ci mancherebbe, cioè secondo me se qualcuno vuole coadiuvarci, vuole apportare la sua forza, secondo me può fare solo piacere, però se la fa solo noi, io credo che siamo forti da poterlo fare anche da soli, e anzi lo farei volutamente con l'etichetta e con sotto le leggi, io lo dico sempre a voi, cioè, no, ma noi ci prendiamo di intervento, noi siamo tutti particolarmente, fai tu Dina? Sì, io sono d'accordo, Dina, sono d'accordo, magari ho messo pure tutta carta riciclata, dove lo sapete. Sono d'accordo con Oscar. Tra l'altro, quando siamo partiti l'anno scorso col Maggio dei Fermenti, siamo partiti come Movimento 5 Stelle e abbiamo aggregato forze di orientamento diverse verso l'orientamento in rapporto al problema. Quindi è il problema che fa aggregazione, è il bisogno, l'esigenza. Che il movimento si faccia portavoce dei bisogni e si trovano, sono d'accordo con Oscar, si trovano Giulio deve mettere la spinetta. Francesco, come fare un argomento che è inquadrato anche in una problematica di natura medico, clinico, disagio, oggettivamente ha una sua identità ed è già inserito in un contesto che è quello relativo alla problematica di natura medica e del gruppo sanitario. A monte di questo, vero è che la connotazione politica è relativa quando ci sono queste problematiche. La connotazione oggettiva per me è il fatto che è una problematica che di sé ha l'identità di una condizione che è sentita ed è della popolazione. Se tu lo già lo sposti come discorso, ma poi ci si allarga come vuoi, disagio psicologico, disagio di adattamento, problematica prevenzione del disagio, della sofferenza, perché il disagio può essere una barriera architettonica, può essere la problematica di non avere una particolare attenzione nel merito di essere considerato cittadino di serie B, di essere non considerato pari agli altri, quindi diritto, cioè è una complessità estrema. Non è che lo dobbiamo per forza inquadrare, è di natura politica oggettivamente, però a monte è un problema della popolazione, delle persone, e quindi ha la sua già identità e connotazione. Quindi io penso che il problema primario sia se è un'esigenza di cominciarci a lavorare con concretezza, e finisco tutto perché il discorso è ampio, però voglio rimanere su questo aspetto, e quindi collocare le attenzioni, le responsabilità, le competenze, bisogna comunque collocarle in un ambito dove si deve fare una programmaticità, un'organicità della problematica, perché questo ha anche un ritorno enorme sulla popolazione che lo soffre e lo sente questo problema e lo vive. E poi si va al discorso come lo vuoi inquadrare, è di una complessità enorme, bene lavorarci, ma considerare che non c'è bisogno di
sottrarlo all'identità o farlo ricollocare come identità politica. Io domandavo a voi, no, ma questa è chiara, chiara la pensione della tua, va bene. Allora io sulla base delle esperienze che erano mie personali che raccontavo anche fallimentari condotte per pubbliche amministrazioni ed ero però lavoravo per commissario di giustizia, tutto questo profilo. Io penso una cosa, è un problema che ha diversi aspetti della persona, per cui io personalmente mi occupo di fatto di ingegneria e vedo il problema strutturale. Vedo, ma non ne ho la competenza, il problema sociologico, vedo e non ne ho la competenza, il problema medico, vedo e non ne ho la competenza, il problema legale, vedo e non ne ho la competenza, il problema da un punto di vista di parlamento in generale, di questo nell'ambito della società, quindi questo di parlamento. E vedo anche che, essendo un problema delle persone, essendo un gruppo, se diciamo partiamo dai cittadini, però questi cittadini partono, quanti siamo? 10, 20, 30, 50, facciamo una bella festa, ci vediamo, prendiamo la sala del comune, saremo 200, però poi alla fine siamo solo 200. E quindi, perché il problema è grosso, perché c'è una totale insensibilità rispetto a questo problema sotto tutti i profili che ho inventato. Io credo che il discorso del programma con il movimento sia assolutamente indispensabile, perché il movimento è una forza in cui tu dici di te, hai 8 milioni di persone, perché io non ce la vedo proprio, non c'è niente essere incontrato con il movimento, perché nessuno possa dirlo, vediamo di inquadrare questa cosa. D'accordo, con il movimento, ovviamente. I singoli cittadini non ci fanno. Fanno sempre il gioco, ma anche come cittadino, come cittadino, un attimo ragazzi, chi c'era dopo? Io invece andrò controcorrente. Penso che invece, diciamo, il fatto che questo disagio, che sia psicologico, che sia fisico, diciamo, l'abilità diversa di cui stiamo parlando stasera è così trasversale che una colorazione politica marcata, almeno in una fase iniziale, può allontanare le idee sane anziché avvicinare. Quindi penso che magari all'inizio, in una fase di start-up, un po' come sta succedendo anche nella zona della trivellazione, dove abbiamo avuto la capacità di aggregare anche altre organizzazioni, altri momenti organizzati, penso che possa dare invece più forza. Dopodiché io scinderei l'aspetto della sensibilizzazione che è umana e cittadina dal problema istituzionale, cioè come far rispettare alcune regole, come far entrare nelle istituzioni alcune proposte. Su questo secondo aspetto invece c'è ovviamente una colorazione politica e su quello possiamo, dobbiamo metterci il logo del movimento, però nella fase di rapporto istituzionale, cioè nella proposta di fattorie didattiche che possiamo ora con i nostri 7 consiglieri proporre nel Consiglio regionale, oppure nella fase di progettazione per la Napoli che vogliamo, una città a misura, pensabile, allora inserire nel programma comunale questo tipo di discorso. Però in questa fase qua di aggregazione, secondo me metterci il cappello del movimento potrebbe, per come si atteggia la politica in generale, potrebbe allontanare e non unire le forze. Per cui io andrò anche controcorrente, ma penso che sia un tema così centrale, così importante, così, ripeto, trasversale, che in una fase di start-up, quale questa è, forse è il caso di non usare il logo, almeno nelle iniziative, nei momenti di aggregazione e nei momenti di vicinanza e di sensibilizzazione al tema. Poi, in una fase, lo ripeto, mi insistisco, di progettazione e di proposta politica e istituzionale, è ovvio che poi chi ha il potere di spendere il logo lo può spendere con le idee che partono da questo gruppo. Questo è quello che penso io. Perché? Proprio perché, ripeto, allora io è un problema
che ho sempre sentito, quello della disabilità, sono sempre, naturalmente mi sono sentito vicino alle persone con abilità diverse. Poi da quando questa cosa mi ha preso personalmente, per cui vivo una mia abilità diversa, allora mi sono poi andato a forzare tutte delle problematiche di tutti i giorni, che sono proprio delle persone che hanno abilità diverse, e insomma, non ci trovo questa grande distanza tra le problematiche delle persone diversamente abili e la politica. Ma però io non dicevo questo, interrompo solo un attimo giusto per andando al pratico. Se per esempio uno vuole fare un esposto perché magari ci sono delle leggi che impongono l'abbattimento, non è che dobbiamo scrivere Movimento 5 Stelle, possiamo raccogliere il nome e il cognome delle persone che vogliono aderire, lo si può fare. Oppure ad esempio, se uno vuole invitare delle associazioni che esistono, non è che bisogna per forza invitarle come movimento, possiamo invitarle come gruppo di lavoro, come meetup, come cittadini attivi su questo tema, e poi successivamente in una fase istituzionale metterci il logo eventualmente. Però questo è il sesso degli angeli, Oscar, alla fine. Il logo del movimento sarebbe, secondo me, una garanzia per chi viene, prima di tutto di trasparenza e di pulizia. Non solo, ben vengano, se si decidono a venire, persone che non sono espressamente dichiarate del movimento, ma che lavorano in altri, insomma, che vivono in altri ambiti, che vengano, che vedano come lavoriamo noi e come noi ci muoviamo. Perché, tanto per cominciare, noi adesso disponiamo ancora di altri strumenti, abbiamo altri sette persone in regione, quindi è la politica è fatta così, il rischio è che questi qua poi non vengono, che magari hanno un altro referente politico, questo è il senso. Se non vengono, se ne faremo una ragione, andiamo a lavorare noi. Lo so, penso che in una fase iniziale invece sia più intelligente fare questo. In una fase iniziale, poi come fai tu a cambiare se queste persone vengono? La fase istituzionale, quando c'era a progettare delle fattorie didattiche, allora è normale che poi sarà il nostro. No, perché è diverso. Non ho capito. Perché? Però se il fine è comune... Però perdonami, se il fine è comune... No, perché poi comunque sarebbe una proposta veicolata da consiglieri regionali o parlamentari che sono sensibili al tema. Ci sono dei temi così importanti che devono necessariamente bucare, andare oltre il logo. Cioè non so come dire, anche perché non siamo maggioranza. Sempre a nome del movimento. Anche perché non siamo maggioranza. Però ho paura che possa nascere un problema nel momento della proposta. Scusate, ma noi abbiamo uno strumento straordinario che è il movimento. Ma perché non dobbiamo usarlo? Sto dicendo di no. C'è un po' di rigidità la problematica in generale. Francesco. No, io dicevo, c'è molta. Dovremmo lasciare da parte un passaggio che purtroppo abbiamo saltato, che noi veniamo da una realtà che dovrebbe essere democrazia partecipata, facilitatori, interventi, l'entità stessa del movimento, che vede come si colloca. Il problema primario, quando abbiamo fatto più riunioni che finalmente sono nate andando a cercare di focalizzare certe problematiche, ci sono dei gruppi di psichiatri e altri che lavorano su un disagio estremo, hanno chiuso per esempio, sapete che hanno chiuso i manicomi criminali, ci sono delle realtà allucinanti di problematicità su alcuni di queste persone che vivono un disagio loro enorme, lo prendono alla società. Tant'è vero che faceva l'esempio del suo gruppo che opera in Napoli, che a capo è più difficile camminare la notte che in queste zone, perché queste persone non ci sta più un'identità di riferimento che l'altro. Allora il problema è oggettivamente politico, perché devi agire sul fatto che devi recuperare quell'identità di funzione che ha il centro di igiene mentale nello specifico.
oppure diventa politico perché deve andare ad abbattere le barriere architettoniche, o diventa politico perché nell'ambito scolastico tu hai persone che non hanno addirittura competenza nella specificità per seguire il disagio e via discorrendo. Però nello stesso momento la cosa importante, noi dobbiamo cercare di entrare nel merito di cose che già ha nell'identità il movimento, perché noi parliamo per esempio, qual è la posizione del movimento, faccio una domanda come fosse provocatoria, no? Per quanto riguarda questa problematica di questo eccidio di massa che sta avvenendo, no? A livello mondiale, di questa problematica, noi ci siamo collocati oggettivamente in questa posizione. Però Francesco, sicuramente abbiamo restare sul tema. No, no, finisco, no, no, hai il senso di dire, abbiamo una problematica di questa, e allora noi non siamo rigidi, se no poi ci perdiamo e ci andiamo. Bisogna essere due elastici nell'importanza. Non significa che il logo, l'identità è fondamentale, hai detto giusto. Però non devi escludere chi sta operando da tanto tempo e non solo gruppo. E devi tenere il conto. No, niente, sono anch'io d'accordo con Luca per quanto concerne di non dare in questo momento l'etichetta. Anche perché io sono insegnante di sostegno, ho contatti con genitori, associazioni. Quando vai a dire o politico, o politica anche in generale, non, si allontanano, non ti portano più il problema. Ci sono sfiduciati e quindi per questo motivo. E penso che possiamo veramente dalle famiglie raccogliere tantissimo, se riusciamo a far partecipare famiglie e associazioni. Ci porteranno un contributo che noi non abbiamo neanche idea del disagio che hanno proprio o le mamme in particolare, pazzesco quelle contributi. Poi dopo nella fase istituzionale sono d'accordissimo da dare, perché noi siamo dei cinque. Come? Nel momento di impasse perché sta nascendo, quindi essendo qualcosa che nasce, ha le sue complessità. Secondo me sono parallele queste cose, non c'è bisogno di fare un passetto quella, è la stessa. Oh, magari vuoi chiamare pure che è la stessa, sono pure d'accordo che la stessa. Però non c'è, cioè, voglio dire, nel momento in cui facciamo una riunione, non deve essere. Nascendo adesso in realtà. Come? Diciamo tutte le tue cose. No, guarda, questo problema, noi abbiamo fatto un gruppo di lavoro a Castellammare di Stabia e dice no, dobbiamo fare tutta questa zona di Castellammare, Vesuviana, Sorrento, eccetera. Nel momento in cui ci siamo organizzati poi per il tema, proprio per questo eravamo un bel gruppo di noi, per questo modo di pensare, no dobbiamo essere noi, no dobbiamo, si è disgregato il gruppo, vi posso assicurare che vengo. Ma io invece penso, come ha detto Luca, potremmo tranquillamente camminare su questo doppio binario, cioè un binario informativo nostro, ma che non esclude la nostra identità, un database di informazioni subordinata alla trasversalità, ma che non avviene, e poi al momento che ci sia questo istituzionale ci muoviamo come includere esattamente questo, sai perché? Perché altrimenti noi passiamo come qualsiasi altro partito, cioè non è che dobbiamo necessariamente loro a nome loro. Noi abbiamo una formazione politica che a noi è rispettata, che è fortissima. Però posso dire, ma non c'è in strada, non è questo, non è che qua stiamo rinnegando l'identità. Ma non siamo un partito, noi prima di scendere in campo nel 2009, sai che c'era un gruppo di cittadini attivi che bussava alle porte dei partiti per farsi riconoscere da un punto di vista istituzionale alcune battaglie di cittadinanza attivi. Te lo ricordi Beppe che andava da Prodi e quello si addormentava? Beh, l'esigenza poi di scendere in campo. Però così noi tagliamo, diciamo, quel legame fortissimo che ci deve essere di osmosi con la cittadinanza attiva. Noi dobbiamo recepire con il portavoce istituzionale le, come dire, proposte e sensibilità che vengono dal mondo, dalla cittadinanza. Anzi, io ti dico che così, noi raggiungiamo anche ancora di più, molte di più, che quelle che magari potrebbero, come dire, rifiutare questo approccio più politico sin dall'inizio, con una sponda intelligente, dopo istituzionale, le convinci pure
della bontà del nostro progetto politico. Magari passano proprio al ciò, se chiaro. Ma perché non diciamo partire prima già così? Cioè, e te l'abbiamo un po' spiegato, un po' tutto. Perché io la vedo come, una, come un limite che diamo a questo. Non è un limite, anzi, è esattamente l'opposto. È una pe... esattamente così, va bene. Però la tua proposta è plausibilissima. No, nel senso che è plausibilissimo il rischio di cui tu parla, però non potremmo vedere la cosa anche da un punto di vista invece in positivo, cioè che proporsi come movimento fin dall'inizio può invece catalizzare persone che attualmente invece sono abbastanza distanti dal movimento. Non la pensa come mettiti nei panni dell'associazione. Mettiti nei panni dell'associazione. Che è affiliata ad un altro partito. Ma no, che magari lavora sul tema da anni. Luca, abbi pazienza. Dice, ti arriva l'email oppure bussano alla porta con la stellina. Ma questa è i soliti. Perché? Allora, Luca, perché noi vogliamo raggiungere il risultato. Luca, noi vogliamo una città che sia una città che sia a misura di disabili. Ma di tutte le dalle idee, le idee non hanno colore politico. Sì, ma l'associazione che state. Allora, questa cosa siamo qua. Perché il nostro amico Gennaro ci ha chiamato tutti quanti. Ma ci ha chiamato tutti quanti fino a pagina di che cosa? Che non è il motivo. Ma allora siamo. Sì, però una riunione che ha una precisa e forte connotazione. Sicuramente, ma noi non smettiamo di denegare, come se noi fossimo. Sì, e siamo vicini vicini. La diamantina, un diamantismo. Finirò lo spazio. Un'identità ben precisa. Diverso è se questo gruppo vuole fare un'iniziativa. Questo gruppo, se vuole fare un'iniziativa, vuole attrarre altre persone, non andrà forse con la scommessa a seconda dell'opportunità, a seconda dell'iniziativa che stiamo organizzando, come tante volte stiamo fatto. Non sarebbe la prima, non sarebbe l'ultima volta che si va senza distintivo, fare una manifestazione. Ma questo gruppo ha la sua connotazione, nasce con una sua connotazione. No, perché ci siamo riuniti intorno ad un tema, Camillo. Non ci siamo riuniti come forza politica. Ci siamo riuniti intorno ad un tema. Dopodiché nessuno dismette la propria identità. Tranne Giulia, che ho ripreso anche. Le identità politiche. Per realizzarle, la politica è soltanto un viatico. Restano le disabilità. Questo è il punto. Questa è la cosa importante. Poi è normale che noi abbiamo la sponda istituzionale. È normale. Ma la sponda istituzionale per raggiungere il risultato.